pomeriggio, amici del pianeta di calcio a 5, un'altra puntata da tutti i palazzetti dello sport. Due risultati altalenanti: il Prato Calcio a 5, il nostro Prato Calcio a 5, con cui abbiamo un contratto, trasmettiamo tutte le partite il sabato pomeriggio alle ore 16, minuto più, minuto meno, a seconda degli orari stabiliti d'inizio sul canale primario 196. Il Prato vince, batte l'Ancona 4-1, si porta a quota 5, continua purtroppo a perdere senza poter vedere per ora l'interruzione la mia Elba 97, che in Serie C si vede battuta in casa per 6-3 in uno scontro che, fino a che siamo riusciti a stare sul 3-3 rimontando i tre gol dei nostri ospiti di questo, dello scorso weekend, che con cui noi pensavamo di potercela poi giocare assolutamente da pari a pari, ma il Lecrete si è dimostrato squadra che ha dei campioni, ha dei grandi ragazzi, ha un tale Baldini che ha fatto tre gol, uno che sa come buttare la palla nel sacco al momento in cui libera destra o sinistra. E l'Elba 97 sabato la ritroveremo alle 2:30. Ora mi informerò dove questa settimana il Chiesa Nuova, che è l'ultima nostro appiglio, Chiesa Nuova che ha battuto che la settimana scorsa ha fatto 3 punti in casa della prima in classifica, sovvertendo qualsiasi tipo di pronostico, in cui l'Elba 97 verrà a giocarsela per cercare di tornare perlomeno penultima e rilasciare a Chiesa Nuova l'ultimo posto in classifica. Dunque sabato altri 2 appuntamenti di calcio a 5. Ma allora vediamo quello che sono stati i risultati di questo turno, perché abbiamo parecchia materia poi da farvi vedere. Allora, il titolo, innanzitutto partiamo con i campionati di Serie A, dove maschile e femminile purtroppo non ci sono squadre toscane. A1 Matera Polistena 1-3, Manfredonia Camdosson 3-4, Aniene L84 Volpiano 9-3, Futsal Napoli Lido di Ostia 5-4, Ital Service Pesaro Olympus Roma 5-1, Meta Catania Eboli 2-2, Petrarca Futsal Pescara 2-1, Real San Giuseppe che sotterra Avellino 8-2. La classifica: Padova 27 più 10 sulla seconda, che è l'Aniene in compagnia del Matera 17, Pescara Olympus Roma 16, Pesaro 15, Napoli 13, Catania Eboli San Giuseppe 12 punti, Avellino 11, Polistena 10, Camdosson 7, L84 Volpiano 5, Ostia e Manfredonia chiudono a 2 punti. La 2 maschile, girone B, ecco il successo che speravamo di veder arrivare dallo Zaim Kobilica. Il Prato Calcio a 5 batte l'Ancona 4-1 e si rilancia in zona salvezza. Prato che schierava sotto Santi, Buti, i due portieri, non c'era il titolare, Baloira, Pinzi, Piccioni, Dani Castro, Camero, Brunetti, Cellini, Mendes, Riccobono, Ninga, allenatore Tesi, Dani Castro, Mendez, Baloira e Piccioni, 4 single. Il Cus Ancona che schierava Russo, Scarano, Martin, Bellagamba, Astuti, Pier Simoni, Benigni, Mancini, Lancioni, Belloni, allenatore Battistini, va a segno con il gol di Benigni. Dunque lasciamo immediatamente spazio, queste sono le immagini di Prato Ancona 4-1, non c'era il mio amico Gian Attasio tra i pali. Maxi servizio al termine della gara dallo Zain Kobilica di Prato a cura dell'amico Pierpaolo Fognani, la linea che va immediatamente alla mia regia. Ci vediamo tra qualche minuto, grazie, a dopo. Con il capitano di questo Cus Ancona, Indomito, che ha giocato sempre però non ha raccolto punti qui a Prato. Sì, Indomito come sempre, è nel nostro DNA. Purtroppo usciamo sconfitti, complimenti al Prato perché ha interpretato bene la partita. Noi purtroppo paghiamo da tempo le assenze, che sono pesanti, sono numerose e sono pesanti. Per cui ogni sabato è tosta allenarsi in settimana, è tosta
è tosto tenere il ritmo comunque di una serie a due perché il livello è comunque alto, quindi lo sappiamo e continuiamo ad andare avanti con l'impegno, con la dedizione, con il cuore che contraddistingue questa maglia. Nonostante le assenze, appunto, avete fatto comunque una partita di grande continuità, di molto attacco. Vi è mancato qualcosa sotto porta? Sì, è naturale quello. Arrivi quando il minutaggio di ogni singolo giocatore è alto, arrivi con poca lucidità sotto porta, è naturale. Poi il campo comunque è un bel campo, quindi ripiegare ogni volta transizioni su transizioni non è mai semplice, e i primi minuti sicuramente potevamo sfruttare meglio la freschezza che avevamo a livello proprio di lucidità, di gambe e a livello mentale. Poi, ripeto, paghiamo comunque sul finale la stanchezza, quello è inevitabile purtroppo. Alle viste c'è qualche recupero di qualche giocatore? Qualcosina sì, dobbiamo vedere in settimana alcuni referti, insomma, e alcuni stanno piano piano rientrando, però è comunque un cammino lungo perché purtroppo non sono stati infortuni semplici e purtroppo le tempistiche sono quelle che sono. Sul piano personale penso soddisfatto della prestazione, solita grande prestazione di uno dei migliori giocatori italiani? Io ti ringrazio, mi fanno piacere queste parole, però no, non sono soddisfatto. Se usciamo qui sconfitti non posso essere soddisfatto della mia prestazione. Posso fare i complimenti alla mia squadra, quello sì, perché comunque ciascun giocatore ha dato il massimo quando è entrato, quindi non possiamo recriminare nulla ai miei giocatori, però sul piano personale non posso essere soddisfatto con me stesso. Prato e Ancona e tante altre squadre, la corsa salvezza continua, da qui è ancora lunghissima. Sì, ma la classifica è stata sempre corta, quindi è un campionato molto bello, perché vedo che le squadre perdono punti un po' dappertutto. I valori iniziali, sì, alcune si sono mantenute, altre stanno perdendo punti in giro, quindi è un campionato molto aperto. Con Stefano Tesi, tecnico di questo Prato, che finalmente si sblocca, tre punti pesantissimi. Tre punti importanti, più che altro per il morale dei ragazzi, che ci mancava questa vittoria. Abbiamo giocato alcune partite buone e il risultato ci è mancato all'ultimo. Però abbiamo dato un'ottima risposta alla scorsa settimana, dove abbiamo non fatto un buon futsal, mentre oggi secondo me abbiamo fatto una grande difesa e abbiamo fatto tutto ciò che si era provato in settimana. La scelta tattica di un Prato meno sparagnino, meno aggressivo, più coperto? Sì, era quello che in questo momento noi bisogna imparare a fare una forte difesa. Abbiamo dei giocatori dove possiamo puntare sull'uno contro uno e fare delle ripartenze, e oggi si è dimostrato questo qua. Devo fare i complimenti oggi a Lautaro, che ha fatto una gran partita, una gran prestazione, aiutando sia la squadra in fase difensiva sia anche in fase di attacco. Anche il quarto gol molto bene, ha tenuto la palla lassù davanti, è venuto Emiliano e è riuscito a fare il gol. A fine partita siete andati abbastanza velocemente negli spogliatoi, a dirvi cosa? A dirvi che questo è il carattere che ci serve. Questo è il Prato che noi vogliamo, questa è la squadra che noi vogliamo e questo è quello che siamo, comunque sia. Da qui ricomincia la stagione biancazzurra? Questo è un punto di partenza. Ora bisogna andare, ripeto, bisogna giocare comunque sia partita per partita, perché siamo tutti là a combatterci la posizione e ce la andiamo a giocare in tutti i campi. Bisogna avere mentalità e continuare sotto questo ritmo allenandoci bene. Altra partita difficile in arrivo, Bulldog e Lucrezia. È molto, molto difficile, anche perché c'è un punto di differenza. Oggi hanno perso a Gubbio, però a quanto pare hanno lottato fino alla fine, quindi anche lì siamo in trasferta, bisogna comunque sia abituarci che in trasferta non è il nostro campo. Andiamo a giocarci anche questa, anche sapendo che è una partita molto difficile. È la 2 più tirata degli ultimi anni? Sì, a quello che vedo sì, è un girone molto tirato, dove sì, è vero che ci sono Pistoia e Mestre, sono in vetta, però è tutto là, il campionato ancora si deve ancora tutto decidere, sia la parte di chi è in basso sia la parte di chi è in alto, perché comunque sia basta una sconfitta o una vittoria che ti rimetti su un carreggiato. Noi bisogna sapere che bisogna metterci là e la prima cosa da fare è cercare di fare più punti per salvarci. La scelta di Butti tra i pali? Era già programmata perché comunque sia durante la settimana si è allenato molto bene.
e ci voleva che iniziasse anche Nico a essere a disposizione della squadra, e stasera si è visto molto bene. Ultima cosa, notizie dall'infermeria, cioè Ceci come sta? Ceci si leva il gesso martedì, poi rientra con il gruppo, speriamo di averlo per sabato, non si sa, però intanto rientra nel gruppo ed è una notizia molto importante per noi. Lautaro, ancora un gol pesante, una vittoria pesante, una vittoria importante per il Prato. È una vittoria molto importante per la squadra, e speriamo tutta la settimana con questo obiettivo di poter vincere. Penso che siamo una partita molto intensa, molto difensiva soprattutto, con molta concentrazione, e il lavoro paga. Rispetto al solito avete giocato molto più dietro, no? Molto più in difesa. Sì, è una difesa che venimo lavorando hace bastante tempo con il mister. Sappiamo che dobbiamo seguir migliorando molto. Podemos tener difetti, virtù, però la intensità e la gana di imparare sempre, nunca la vamos a dejar de tener. Certo, non ci mancherà mai la voglia appunto di imparare e di giocare. Importantissimo il tuo gol, quanto è importante per la fiducia di un attaccante segnare, fare gol con continuità? Ehi, per il pivot è sempre importante convertire gol, la rete, come si dice qui in Italia. También felice per l'assistenza a Emiliano, fu un bello gol. Hay que seguir laborando esto semana a semana, ya seguro se descansa allora, ya domani, pensando en la próxima partita. Certo, e stavamo per dire appunto importantissimo anche l'assist del 4-1, sei entrato dalla panchina, subito pivot, subito assistenza, subito assist, hai chiuso la partita lì dando quella palla a Baloira. Sì, è buono, a ver, il portiere è giocatore, hai giocatori específico para defender estas situaciones. Yo soy un jugador de ataque más que de defensa. En esa situación puntual el míster me ha dicho: flaco, arriba, recibe la pala, gira o asistencia. Bueno, fue asistencia, bello gol de Emiliano. Sí, davvero un bel gol. E adesso venite da una settimana dove avete avuto tante critiche, vi siete anche, diciamo, presi le vostre responsabilità, no? Dopo la sconfitta della partita precedente, avete giocato male la settimana precedente. Quanto è importante adesso per voi in campo avere risposto con una vittoria? Bueno, a ver, la partita con Mestre fu difficile desde la parte anímica. El mensaje de la escuadra fue comenzar a sumar a tres puntos, y hoy lo hemos demostrado. Toda la escuadra mostró concentraciones, intensidad sobre todo, y muy feliz porque la actuación de Gabriele Camero en defensa fue buena, Leo, buen lavoro, Roberto, Riccobono, Buti, tutti insieme debemos llevar a Prato donde merece. Certo, ultima cosa, vuoi fare un saluto nella tua lingua agli argentini, agli amici che ti guardano? Sì, bueno, saludos a mi famiglia, a mia mamma Adriana, a mio papà José, a mis hermanos Leandro e Agustín, a todos mis amigos y también obviamente a todos mis amigos del futsal argentino que me siguen por las redes sociales, por el YouTube oficial de Prato, que lo miran mucho en Buenos Aires, tienen muy buena reputación, sigan trabajando así. La verdad, el apoyo de siempre, el afecto, y vamos Prato, forza Prato. Y un abrazo dall'Italia. Chao, chao.
Brunetti, capitano, un bel modo per festeggiare la fascia, una vittoria per 4-1. Davvero, ci voleva, perché questa vittoria si è sperata, si è voluta oggi, veramente, ci fa bene, ci fanno tanto bene questi tre punti. Avete giocato una partita umile, difensiva soprattutto, sì, che comunque vi ha visto molto più presente in campo, sì, rispetto alla scorsa settimana. Sì, perché settimana abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo deciso di non andare più a pressare alto ma aspettarli, che forse è la nostra forza, la difesa e le ripartenze. Dobbiamo essere cattivi nel difendere e nel ripartire, e oggi si è visto, secondo me, si è visto. Era una sfida salvezza, diciamolo chiaramente, se il Prato oggi non vinceva era nei guai. Era nei guai. Sì, per fortuna è andata bene, godiamoci questa vittoria e da lunedì si riparte e pensiamo a sabato prossimo. È la prima vittoria stagionale e adesso subito un'altra sfida importante contro il Bulldog Lucrezia. Contro il Bulldog Lucrezia, sì. Cercheremo di prepararla al meglio. Quello in sottofondo era Ceci, sì, che speriamo rientri in campo presto. Effettivamente non farebbe male. Comunque, in settimana cercheremo di prepararla al meglio con il mister e sabato ci faremo trovare pronti per una nuova sfida. Dopo la partita precedente non erano mancate le critiche e anche le autocritiche, come le avete vissute là dentro? Abbiamo vissute, ci siamo fatti un bel esamino di coscienza tutti e siamo ripartiti, ci siamo allenati molto bene questa settimana, soprattutto secondo me il problema era più mentale che fisico, tecnico, che ci siamo messi lì e oggi secondo me l'avete visto tutti, insomma, eravamo pronti. Partita che il Cusancona ha affrontato davvero con tante assenze, ma vi hanno fatto un rito voodoo contro, che è successo? Ma una cosa veramente particolare, in tantissimi anni che alleno non mi era mai capitata una cosa del genere, però dico oggi a voi quello che sto ripetendo alla squadra da un po' di tempo, non deve diventare un alibi per noi questo o una scusa per queste sconfitte che si stanno susseguendo, ma deve essere uno stimolo per provare a fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. Anche se devo riconoscere che i ragazzi in questo momento stanno dando il massimo di quello che hanno, non riesco a trovare molto da rimproverargli, anzi probabilmente non riesco a trovare proprio nulla da rimproverargli. Niente, stringiamo i denti, dobbiamo essere bravi a fare i marinai, noi che poi siamo gente di mare quando le acque sono mosse, e cercando di far passare questo momento sperando che passi più velocemente possibile. Tante assenze, tra cui praticamente tutti i portieri titolari, una cosa incredibile. Comunque, nonostante le assenze, siete venuti a Prato a fare una partita di pressione alta, di gioco, avete sempre tenuto in mano il pallino della manovra. Personalità, vi è mancato il gol? Abbiamo sbagliato tanto, ma è frutto del fatto che avendo delle rotazioni corte arrivavamo spesso e volentieri in affanno, anche per merito del Prato, che comunque insieme a noi ha contribuito a una partita dai ritmi alti, vibranti, con le difese che si sono spesso e volentieri alzate per cercare di recuperare velocemente il possesso. E niente, resta sì la prestazione, perché non abbiamo fatto male, questo è un merito che voglio condividere e soprattutto riconoscere ai ragazzi, però noi in questo momento abbiamo bisogno di punti, è inutile nascondercelo, avrei di gran lunga preferito portare a casa qualcosa giocando in maniera un po' più sparagnina magari. Prossima settimana cosa attende il Cusancona? Ma noi adesso, prossima settimana, avremo ancora una settimana ovviamente di difficoltà, perché comunque sia il problema poi nasce anche dal fatto che ci alleniamo in sottonumero e quindi poi il sabato non puoi nascondere nulla. Però ecco, il momento di difficoltà è questo, dobbiamo essere bravi, e abbiamo una partita non semplice la prossima, e quindi contro l'Alta Marca, tra l'altro, una squadra che secondo me ha meno punti di quelli che merita. Però giochiamo in casa e questo è un ulteriore piccolo vantaggio che dobbiamo prenderci assolutamente. Grazie a Pierpaolo Fognani, grazie ovviamente al canale Facebook di Prato Calcio a 5, grazie ad Andrea Querci. Proseguiamo, Alta Marca, Città di Massa 4-5, seconda vittoria toscana con il
Fenice Venezia Mestre, che è andato in gol con Della Valle, Daga, Tedesco e Ortolan. Il Città di Massa vince segnandone 5, una in più, Stagnari, Dodaro, Quintin, Tony Giodas, Sergio Quilè, Marangon, Mainolfi, Francini, Cattani, Bertoldi, Ben Arrabete, che da quando è tornato ha timbrato regolarmente gol, Lucio Gonzales, allenatore signora Liboni. Doppietta appunto di Ben Arrabete, due gol di Sergio Quilez, un gol di Lucio Gonzales, Sampdoria Futsal, Fillorba 3-0, Porto San Giorgio battuto in casa dal rampantissimo Modena Cavezzo, i ragazzi emiliani neopromossi che passano in terra di Marche, 7-2, Gubbio Lucrezia 5-3, riposava il Gisinti Pistoia. La classifica, in Città di Mestre 19, Gisinti che mantiene il secondo nonostante il turno di riposo 18, Sampdoria che sale a 15, Modena Cavezzo, Città di Massa 12, Gubbio 10, Porto San Giorgio 8, Altamarca Trevisa, Fenice Venezia Mestre, Lucrezia 6, Prato che sale a 5, stacca Villorbe e Ancona che rimangono ultime a 3 punti. Andiamo alla Serie A femminile, dove anche qui purtroppo nessuna Toscana, abbiamo perso la squadra di Scandicci, Pelletteria e retrocesso, Sassari kickoff 2-8, Bitonto Audace Verona 1998 5-1, Padova Lazio Global calcio 5-0-5, Pescara Futsal Tiki Taka Planet Francavilla 4-6, Palconara batte Bisceglie 5-1. La classifica comanda Lazio Global calcio 5 con Falconare Granzette a 12 punti, Bitonto Pescara 10, Bisceglie Tiki Taka Francavilla punti 9, Real Statte 6, Audace Verona kickoff e Sassari 3, Padova ultimo a 0 punti. Andiamo alla Serie A2 femminile, girone B, Cus Firenze Cus Pisa, il derby, vince Firenze 2-1 con Cus Pisa che schierava Zavattaro, Ristori, Piludu, Schifino, Macauda, Costanzi, Coda, Boccadoro, Olla, Landolfo, Ranzani, Lorenzini, allenatore Mazzei, il gol di Macauda. Firenze che vince mettendone due nella rete pisana, Nannetti, Giovannini, Mauro, Grancia, Sacchi, Pocobelli e la mia amica Galluzzi, Durante, Chiappini, Bini, Vitali, Iaquinandi, allenatore signor Scarpellini, gol di Vitali e Iaquinandi. Le Pelletterie stendono la sestina vincente per l'FB Team Rome 6-1, Pelletterie che schierava Pucci, Landi, Colucci, Vizcaino, Mendes, Pia Gomes, Brandolini, Biagiotti, Pasos, Sanchez, Lopez, Aguglio, Teggi, allenatore signor Prezzo, doppiette di Brandolini, Pia Gomez e Colucci. L'FB 5 Team Rome, un gol solo, lo segna Moretti. San Giovanni Valdarno vince il match con la Sabina Lazio 1-0, schierando Mazzola, Bonchi, Ciofini, Aterini, Calò, Bazzini, Mannucci, Carraps, Innocenti, Caldelli, Borghesi, Martini, segna Aterini. La classifica, Pelletterie Scandicci lassù da sola 21, più 5 sul Cagliari 16, Sabina Lazio 12, Gisinti Pistoia, Roma Calcio Femminile di Punte ne hanno 10, San Giovanni Valdarno 8, Jasnagora, BRC 1996 Roma, la Coccinella Roma e Firenze 7 punti, Progetto Futsal Roma 6, Cus Pisa 4, FB 5, Team Rome 2. La Serie B, girone D, Eta Beta Pesaro, Potenza Picena 4-3, Ascoli, Pontedera 1-1, buon punto in terra marchigiana per il Pontedera, il gol dell'Ascoli di Mazzoni, Futsal Pontedera che schierava Cerri, Burchi, Zanoboni, Pitondo, Maggini, Garofalo, Davini, Joan Losada, Salvatore, Cacialli, Adrian, Ramirez, Vitigno, allenatore il signor Sardelli, il gol di Pitondo. Firenze Corinaldo, purtroppo invasione Corinaldo 2-8, Corinaldo che segna 8 gol sul campo purtroppo del Firenze, risultato inatteso. Firenze che schierava Giovannini, Checucci, Mencattini, Masini, Casamenti, Julio Cesar, Falconi, Dini, De Maio, Senesi, Moreschini, Alaia, Leone, allenatore Grisolini, i due gol fiorentini di Leone e Alaia, Corinaldo che ne butta nel sacco fiorentino 8, tripletta di Campolucci, doppietta di Pettinari, doppietta di Rotatori, il gol singolo di Bronzini. San Giovannese Cagli 7-4, bel successo Valdarnese. San Giovannese con Ortolani, Fugazzotto, Ceccherini,
Senesi, Farmeschi, Faegli, Sosa, Righeschi, Pisconti, Liburdi, Checu, Bernini, allenatore Beazzi, Piccinini, tripletta di Liburdi, doppietta di Sosa, single di Senesi e Righeschi, Cagli di gol 4, tripletta di Maggioli, single di Silveira, Montesicuro Tre Colli che stende la sestina vincente purtroppo al Futsal Prato, finisce 6-0 con i gol di Martinez Barrera, tripletta, doppietta di Galinagnes, single di Vitale, 0 punti per il Prato che si era schierato con Salvaggio, Pigna, Rocchini, Solazzo, Gigliosi, El Gallaf, Doni, Bambini, Allori, Giobi, Pecchioli, D'Amito, allenatore il duo Sforazzini, Pullerà, Recanati che vince 8-0 contro 8-2 contro l'Arpinova Campi Bisenzio. I gol di Recanati, Gattafoni 4, Gui Favero 2, Zaccheo Iori i due single. Arpinova Campi Bisenzio che di gol ne segna 2 schierando Gelli, Eddaudì, Villa, Pongetti, Quadio, Cangioli, Vallecchi, Canticef, De Gennaro, Ceccarini, Lebra e della Ragione allenatore Mariotti, gol di De Gennaro e Ed Dudì. La classifica in Serie B: Recanati Ascoli 16, Montesicuro Tre Colli 15, Potenza Picena Pontedera 13, Eta Beta 10, San Giovannese 9, Arpinova Campi Bisenzio 8, Firenze 6, Lastrigiana 5, Corinaldo 4, Prato 2, Cagli 1, Beta Pesaro Cagli 1, Beta Pesaro, l'abbiamo già menzionato. Serie B girone, riposava l'Atlante Grosseto, unica squadra in un girone praticamente tutte laziali, con la Ternana squadra umbra, Eur Massimo Domus Chia 10-2, Real Fabbrica Roma Ternana 6-5, Terracina 1983 Roma 3Z History 10-6 nel derby laziale, Hornets Roma Aprilia 5-3, United Pomezia Anzio 6-7, la classifica Sporting Hornets Roma 14, Real Terracina Real Fabbrica Roma 10, 1983 Roma 3Z History col Città di Anzio 9 punti, Eur Massimo 8, Atlante Grosseto 7, United Pomezia 6, Ternana 5, Domus Chia 3, United Aprilia 1. Veniamo alla C1 dove l'Elba 97 attendeva il Crete. Negli anticipi del venerdì il Chiesanova era andato a vincere dal Versilia e ci aveva lasciato ultimi senza Miceli. Contro il Crete ci abbiamo creduto sino quasi in fondo, poi è arrivato l'1-2 di Tomi e uno dei due giapponesi, finisce purtroppo 3-6 senza Miceli, assenza gravissima, Terracciano, Bacio e Brundu. L'under 17 dell'Eba 97 invece andava a Firenze contro il Midland Global Sport trovando una grandissima bella vittoria per 3-0. Dunque un ingiusto 3-6. Le Crete che andava immediatamente sul 3-0, tripletta di Baldini, accorciavamo con D'Alessio nella ripresa. D'Alessio prima il rigore, primo gol in Elba 97 di Dinardo su rigore, faceva 3-3, avevamo due clamorose occasioni. Non finalizzavamo un 2 contro 1 che sarebbe stato il gol del 4-3 e come si sa spesso e volentieri arriva il gol sbagliato, gol subito, segna Polbani e poi la doppietta nell'ultimo minuto di Tomi, finisce 6-3 purtroppo. Allora vi do i risultati, poi linea alle interviste. 5-5 Mattagnanese Borgo San Lorenzo 2-2, la Livorno 10 Monsummano 4-5, Midland Global Sport Poggi Bonzese 3-6, Versilia Deportivo Chiesanova, questo è il risultato che ci fa tanto male all'Elba, 5-6, Fucecchio Vera Villaggio 5-2, purtroppo l'Elba viene battuta in casa dalle Crete 3-6 e precipita all'ultimo posto in classifica perché comanda il duo Versilia 5-5 12, la Livorno 10 11, Fucecchio 10, Mattagnanese Borgo San Lorenzo Monsummano 9, Le Crete 9, Verac Prato 7, Limite Capraia 4, Poggi Bonzese, Milan Global Sport, Firenze 3, Elba 97-1, Chiesanova che va a vincere e sale a quota 3. Chiesanova 3 punti, purtroppo come detto l'Elba 97 mi rimane
ultima in classifica, e sabato, ve lo dico, andremo a fare lo scontro di per salvezza Chiesa Nuova Elba 97. Vi informeremo sabato a che ora e da dove andremo a trasmettere la partita. Dunque, la linea alle interviste, Baldini e l'allenatore dell'Elba 96, te Andrea Linaldeddu, per noi, per voi, per tutti, linea alla regia. Palazzetto dello Sport di Portoferraio, Le Crete che batte l'Elba 97 6-3, è stata una gran bella partita. Aveva provato a decidersela da solo Baldini, 3 gol imprendibili nel primo tempo, poi 3-3. Avete rischiato il nostro gol sbagliato, gol subito, contropiede, e ve la portate a casa 6-3. Come l'hai vista? Ma è stata una partita dura, soprattutto nel secondo tempo. Gli avversari si sono dimostrati una squadra tosta e ci hanno fatto durare molta fatica. Eravamo sì rimaneggiati, però sì, ce la siamo un po' complicata, ma onore insomma all'Elba che ci ha fatto assolutamente faticare. Due punti, voglio dire, 6 punti in 2 partite, vi siete tolti la soddisfazione di battere il Versilia, adesso l'Elba, periodo dorato? Cominciate a sognare? No, a sognare no, teniamo i piedi per terra, lavoriamo settimana per settimana e speriamo di salire la classifica. 10 gol, complimenti, comincia a salire la classifica dei marcatori. Grazie. Buon rientro a Baldini, grazie mille, grazie. A presto, ciao. Allora, Andrea Linaldeddu, se avevamo perso a Monsummano 6-3 con qualche pecca, questo purtroppo 3-6 in casa contro il Le Crete lascia tantissime recriminazioni. No, sotto 3-0, fate complimenti a Baldini, giustamente. Certo. Grande rimonta, grande poi sbagli il 2-1, Anselmi D'Alessio, parte il contropiede, gol sbagliato, gol subito. Dopodiché Mercantelli che ci sbaglia il gol del pareggio a tu per tu con Bindi, e poi arriva il giapponese Tomie, ci fa doppietta, arrivederci e grazie. Sì, c'è grande rammarico perché perdevamo 3-0, non eravamo andati bene al primo tempo, eravamo un po' contratti, mentre poi il secondo tempo siamo entrati in campo decisi. Già al primo tempo avevamo fatto il 3-1, l'avevamo riaperta, al secondo tempo siamo andati bene, l'avevamo ripresa, 3 pari. Come hai detto tu, abbiamo avuto delle occasioni incredibili, Mercantelli, il 2-1, insomma abbiamo un palo, insomma abbiamo avuto tante occasioni, però evidentemente per vincere le partite ci vuole quel qualcosa in più, quel che ora come ora forse ci manca, però ho visto una squadra sicuramente in crescita. Avevi impensierito il Le Crete che arrivava da aver battuto il Versilia, grande risultato, grande entusiasmo. Sei riuscito a tenere una volta tanto la porta inviolata per più di qualche minuto, sì, per cui sei. Sì. Ma davanti. Eravamo riproposti, insomma, di non prendere gol subito. Davanti a quel Baldini, chapeau, come si dice. No, Baldini ha fatto 3 gol. Lo conosco, è un grande giocatore. Quando calcia bene, il primo gol all'incrocio dei pali. Insomma, è un gran giocatore, un gran bel giocatore. È un giocatore, mi sembra anche un bravo ragazzo. Non lo conosco bene, comunque. Complimenti a lui. Ci mancava Miceli, conti di riuscire a recuperare Miceli per la prossima? Speriamo di sì, ora lavoreremo in settimana con la fisioterapista, con Nicolò, insomma ora vediamo un po' di rimetterlo su. Sono contento per Massimo Di Nardo, fa il suo primo gol in C1, speriamo sia un augurio, una buona partenza per lui anche. Ok ragazzi, forza con la prossima, io sono sempre con voi. A presto. Grazie Stefano. Ciao Andrea, ciao. A prestissimo. Terminiamo con il campionato di Under 17 prima di andare alla Serie C femminile. Dopo la bella vittoria conquistata dai nostri ragazzi con il quarto tempo all'Isola d'Elba, 4-3 stavolta, i nostri piccolini dell'Under 17 sbarcano alla Suncat, battono il Green Midland Global Sport 3-0, segnano diversi Calafati e Martorella. Midland Global Sport che aveva schierato Bartoli, Sicilia, Martini, Raimondi, Delli, Vazzano, Passarini, Bani, Pacifici, Vannucci, Ravanelli, Iandelli, l'Elba 97 con Ballini, diversi, Reina, Retali, Lemmi, Martorella, Calafati, Girgenti, De Pinto, Pezzullo, Tiezzi e Dericoloso. I risultati: Pontedera Prato non disputata, quarto tempo Firenze 5-5, 2-9, Scintilla 1945, San Macario oltre Serchio 2-1 la classifica, Scintilla 1945, 5-5 12, quarto tempo Firenze Elba 97 6, bravi i nostri ragazzini, Prato Calcio 5, Midland Global Sport San Macario 3, Pontedera 0. Andiamo chiudendo
con il campionato di calcio a 5 C1 femminile, Palazzi Monteverdi, Atlante Grosseto, Servi Pallottoliere 0-17. Polisportiva 2M, Campi Bisenzio, la Livorno 10, altro pallottoliere in giro 0-8. Prato Calcio 5, Atletico Viareggio, anche qui serve il pallottoliere 8-0. Col Prato Calcio 5 che ha schierato Romeo Betti tra i pali, Rosini, Pili, Babuscia, Sarchelli, Bettazzi, Beccucci, Grossi, Torrini, Vannucci, Pizzirani, allenatore Gian Attasio, Beccucci tripletta, Pizzirani e Torrini doppietta, il singolo di Sarchelli, mentre chiude il tabellino Virtus Marina di Massa, Fuzza Scandicci 3-4. Andiamo con la classifica, la Livorno 10-15, Prato Calcio 5-12, Atletico Viareggio 9, Scandicci e Grosseto 7, Olimpia Colle 6, Polisportiva 2M, Campi Bisenzio 3, Virtus Marina di Massa e Palazzi Monteverghi hanno 0 punti. Allora, questa è la puntata di ogni mercoledì di Pianeta Calcio 5 196, l'appuntamento, ringraziando Enrico Milano in cabina di regia, è per mercoledì prossimo. Seguiremo sempre il Prato Calcio 5 e l'Elba 97 nel pomeriggio di mercoledì. Prato Calcio 5 sul canale portabandiera del 196 alle ore 16, alle 14.30, credo, dal Palazzetto dello Sport di Scandicci in via Rialdoli, Chiesa Nuova, Elba 97. Passa di lì il campionato salvezza della mia squadra elbana, dell'Elba 97. Auguri ragazzi, linea che torna alla regia. Grazie, alla prossima.